Per 26 minuti Pisa e Cesena giocano per ruoli prestabiliti, il padrone di casa che attacca e l'ospite che lo controlla, senza neanche tanto affanno a dire la verità. L'unico tiro velleitario dei pisani infatti verso Fontana è di Simeone e sono passati ben 23 minuti di gioco. Sull'angolo d'attacco del padrone di casa l'ospite Ciocci poi ruba palla, si invola e segna. Bravissimo. Neanche il tempo di stropicciarsi gli occhi per i poveri pisani. Ciocci per Silas, anche lui molto bravo di prima intenzione, ed è il 2-0 per il Cesena. Cesena perde qui la lucidità e la testa. Magni, è vero, decreta il rigore e Padovano lo realizza dal dischetto con molta freddezza. È la sua giornata. È suo infatti anche il secondo gol. Il quarto in 17 minuti di gioco. Fa il 2-2, ce lo racconta lo stesso Padovano. È stata una palla che è rimbalzato in aria così dopo un mio colpo di testa che il portiere aveva preso molto bene sulla linea e dopodiché l'ho buttata dentro al volo che mi è ricapitata lì davanti. Secondo tempo, cambia partita per il Cesena che manca il terzo gol con Ciocci. Molto bravo il portiere e sfortunato l'attaccante. La traversa gli dice di no. Il Cesena infatti si fa poi dominare. Forse il silenzio stampa finale nasce per nascondere un limite tattico o anche tecnico. Comunque tocca ancora al freddo Padovano andare in gol dal dischetto, fa il 3-2, cioè vittoria. Già, ci è mancata la buffata con Piovanelli poco prima del termine. Alle prese con Fontana ha perso palla e tra i due reticanti sì, il terzo gode. Sì, pensavo di essere solo, così non mi ero accorto l'avversario stava recuperando e niente, aspettavo che il portiere facesse la prima mossa, purtroppo mi ha anticipato.